partita, ma soprattutto una vergogna, davvero non ci sono parole che possano descrivere meglio il sentimento che proviamo, un gruppo di teppisti che ha deciso davvero in maniera premeditata e deliberata di devastare una parte di città. La questura, da cosa abbiamo ricostruito, ha provato a contenere i danni, perché il vero obiettivo di questi anarchici era Porta Nuova e avrebbe provocato danni davvero ingenti, molto più ingenti. Fortunatamente abbiamo avuto danni solo alle cose e nessuno si è fatto male seriamente. Questo comunque va dato atto che è capitato, ma comunque sicuramente l'episodio è un episodio estremamente grave, che dimostra una saldatura pericolosa della galassia anarco-insurrezionalista. Sono stati operati dalle forze dell'ordine, dal questore e dalla polizia numerosi sequestri, addirittura il giorno prima, di armi, di bastoni, di maschere antigas, che stanno a dimostrare davvero che c'era un disegno premeditato di devastare Torino, e questo è davvero molto grave. Cosa le hanno detto? Che ovviamente c'è stata anche grande paura durante questa devastazione, però insomma noi cerchiamo per quanto possibile di stare vicino a questi commercianti. È chiaro che si sono limitati i danni ci sono evidenti, basta guardare queste vetrine, ma spero davvero che le persone che si sono reso responsabili di questi fatti possano essere con chiarezza individuate e sanzionate, perché non è tollerabile che tutto questo resti impunito. Non si poteva fare niente di più, proprio una situazione molto difficile. La situazione era molto difficile e sicuramente io credo che sia il prefetto che il questore abbiano agito con professionalità nelle condizioni date. Sicuramente oggi siamo a commentare dei danni importanti, da cosa è stato dichiarato anche dalle autorità di pubblica sicurezza i danni avrebbero potuto essere molto, molto superiori, e fortunatamente non abbiamo avuto danni alle persone. Quindi sicuramente l'episodio è gravissimo, ma credo che la valutazione che sia stata fatta in diretta durante il corteo è stata fatta da chi doveva farla, e da questo punto di vista comunque li ringraziamo. Mi è voluto venire questa mattina a portare la solidarietà ai miei. Ma io penso che sia doveroso, come tutta la città anch'io sono molto arrabbiato, e credo che sia in qualche modo doveroso da parte dell'amministrazione essere al fianco di questi ragazzi che, come dire, oggi stanno pulendo i loro negozi, le vetrine verranno cambiate, ma sicuramente quello che resta è una ferita importante in città. Toglieremo e puliremo le scritte, le vetrine verranno cambiate, ma sono episodi comunque molto molto gravi che non vanno assolutamente derubricati, e credo che la politica faccia bene a essere molto compatta nella condanna unanime di quello che è capitato, senza se, senza ma e senza distinguo. Ecco, in termini di tempo quanto ci vorrà per ripristinare quest'area? Sicuramente poco, perché sicuramente insomma tutti i negozi hanno già attivato le coperture assicurative e quindi verranno sostituite le vetrine, e le scritte sono già in fase di verifica per poter essere rimosse, quindi quanto prima.